Vino! Paese. Accidenti, benigni! Vino! È pronto, prego! Signori, vengono da Pachino, è il gruppo folcloristico Pachino in Fiore. Pachino, siamo in provincia di Siracusa, quindi siamo in Sicilia. Buongiorno, benvenuti ai musici, ai ballerini, ai cantanti, benvenuti a tutti. Buongiorno, 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 buongiorno. Sindaco, siamo a Pachino, ripeto. Siamo a Pachino, sì. È il comune più a sud d'Europa. Siamo nel comune più a sud d'Europa, fra due mari meravigliosi. Ionio e il Mediterraneo. C'è una zona archeologica. Sì, una bellissima zona archeologica nella zona Cugli. E poi ci sono i prodotti della terra. I prodotti sono rinomatissimi. Il sindaco, il dottor Preziosi, Modestino Preziosi, sta preparando un'estate piena di iniziative. E noi qui stamattina, da 1 mattina, da Saxa Rubra, assaggeremo e vedremo con i nostri occhi la bellezza e la bontà, quella che immagineremo, dei prodotti di Pachino. Allora cominciamo, grazie, grazie ancora al gruppo Pachino in Fiore. Perché Pachino in Fiore? Perché Pachino è in mezzo ai fiori. Pachino in mezzo ai fiori. Al sole. Ma anche in mezzo ai pomodori. Pomodori, ciliegino e tutte le primizie di questo mondo. Che conosceremo un po' alla volta. Allora, prima primizia dal 1700, un vino prelibato, un vino storico. Perché è così buono questo vino? È buono perché è prodotto con molta naturalità. Un grappolo nero e voi ci avete portato anche una curiosità che andiamo subito a vedere a proposito di vino, vino che stordisce pure un po'. Eh sì, perché è abbastanza buono ma traditore. Ecco. Buongiorno, lei cosa sta preparando? Oh, sto preparando un cestino della nostra tradizione di Pachino, del nostro paese. Questo cesto servirà poi per contenere i grappoli quando si raccoglie l'uva. Un d'uva, il pomatore, quello che uno vuole mettere dentro. Che materiale sta intrecciando? Questo è palma selvatica. Palma selvatica. Ma la curiosità che ci hanno portato è proprio questa. Buongiorno. Guardate, che cos'è? Questa è una bottiglia bar. Fatta da un artigiano di Pachino ed è composta da un piano girevole dove si possono appoggiare le bottiglie e la parte superiore può contenere fino a 18 litri di vino. E quanto è alta? 2 metri. 2 metri, lasciamo la bottiglia bar, lasciamo il vino, andiamo sindaco, passiamo fra i ballerini di Pachino in Fiore e andiamo ad addolcirci la bocca con questi dolci. Buongiorno, buongiorno. No. 0769739333, cosa sono questi? Sono le dolci come? Frutta martorana. È un marzapane, dolce di mandorla e zucchero. Allora, carta e penna a casa perché c'è qui il signore che ci dà subito una ricetta. Non daremo la ricetta della caponata che tutti sappiamo fare, ma la ricetta dei cavatieri alla pachinese che potete assaggiare se andate a Pachino. Come si preparano? Metti per 4 persone. Prendiamo la padella, mettiamo dell'olio, dell'aglio e facciamo imbiondire il tutto. Sì. Versiamo dei pezzettoni di pomidoro maturi di Pachino. Aggiungiamo delle melanzane di Pachino tagliate a cubettoni, passate, saltate in padella. Sì. Il tutto viene amalgamato con un'aggiunta in ultimo di capperi e del basilico freschissimo. Poi si scolano i cavatieri. Si scolano già chiaramente cotti. E si mette a piacimento un po' di... Quindi olio buono, aglio, pomodori di Pachino a pezzettoni, melanzane a pezzettoni, una manciata di capperi e basilico fresco. Grazie, preparate. Siamo dei dolci di mandorla meravigliosi. Grazie. Prendo un dolce, prendo un pomodoro, un applauso ai Pachino in Fiore. Sindaco, appoggio qua e passiamo. Mi piglio pure questo, l'appoggio qua. Cosa sono questi? Questa è la giugiulena con le mandorle e le noci del nostro paese. Giugiulena. Questa è la cotognata fatta con zucchero e cotogna. Questa è la mostarda col mosto che è l'uva che si spreme e si fa con farina agitata e penca. E questi questo sono... è il nostro pane, il pane veramente che i si meravigliosi mangia. Pani. Questi con la ricotta e le uova.
queste sono la tradizione di Pasqua, la pasta con le uova a forma di cuore. Dica un aggettivo sul suo sul Pachino, perché Pachino, bisogna venire a Pachino? Pachino è meraviglioso, ospitale, siamo attentivi, affettuosi e grandi. Grandi, andate a Pachino, i grandi lavoratori, in provincia di Siracusa, continuiamo la nostra passeggiata e vedo qua ancora dei prodotti artigianali intrecciati dalle mani degli artigiani. Vedo qua una torre del 1494, quindi c'è anche storia, e arrivo a questo tavolo perché a Pachino ci sono i pomodori, ma c'è anche il mare, e dal mare, sindaco, che cosa peschiamo? Viene fuori orate, spicole, tonno, pesce spada, e c'è una bottarga, voi mi dicevate. La bottarga di tonno. Che noi siamo la capitale d'Italia della bottega. E si può usare per fare paste. I pasti e i famosi spaghetti alla bottega. Spaghetti alla bottega. Guardate, penso che tutti gli italiani sanno quello della bottega di tonno. Si può usare come antipasto, ma la morte della bottega è in cucina. È in cucina. Padella, olio, bottega. E spaghetti, buona felice. E a proposito di pasta, sindaco, mi segua, appuntate le vostre ricette del cuore e speditele a me anche domani. Le mille e una pasta di Armazzini 14 00195 Roma, verrò io a casa vostra, faremo la ricetta insieme, ne sceglieremo una, la ricetta del mese verrà pubblicata sulla rivista Tavola, vi daremo anche un premio. E adesso venite, sentite quanta allegria, sindaco, ma è tutto il giorno così a Pachino? Ma sempre, tutto l'anno, festa e allegria. E guardate questo tavolo, i mercati europei, i colori di questo tavolo, e vedo qui il melone. Perché è così? Quando si va al mercato e ci sono i pomodori di Pachino e ci sono i pronto, c'è qualcuno al telefono? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora, benvenuta a Pachino, da dove ci chiama? Chiamo da Bari. Da Bari, scenderà a Pachino? Mi piacerebbe. Provincia di Siracusa, qual è la data ottima, sindaco, per venire? Tutto l'anno, immagino. Tutto l'anno, ma il mese di agosto soprattutto, dopo il 15 agosto. Allora signora, completi con me questo proverbio. L'ultima del carro è quella che cigola tutto. L'ultima ruota! Bravo, un applauso da Pacheco! E chi è che tu dici? Me l'hanno scritto io a casa mia! Allora, ha vinto i biglietti della Lotteria Nazionale Gran Premio Automobilistico di Monza e Palio della Balestra di Lucca e Massa Marittima. Primo premio 2 miliardi, estrazione 23 giugno. Ma anche un bel anello del maestro Orafo Armando Boldorini, o un orologio. Cosa sceglie? L'anello! Pachino. Grazie. Saluto Pachino con tutti i miei parenti, Siracusa, Portopalo, viva la Sicilia! Viva la Sicilia, però voglio sapere perché è così famoso, così buono il pomodoro di Pachino e il melone? Perché ci sono delle condizioni climatiche e il terreno è oltremodo ubertoso, e quindi poi c'è questa imprenditoria seria dal punto di vista professionale che si impone su tutti i prodotti d'Europa. Allora, in Sicilia, in provincia di Siracusa, Pachino, facciamo un altro po' di musica, io vi saluto, entro in studio, ricordatevi di andare a Pachino, zona archeologica, cultura, pomodori, meloni, c'è tutto, viva la Sicilia!